Una delle più famose frasi di Hegel dice che la preghiera del mattino dell'uomo moderno è la lettura del giornale, perché questa lettura ci permette di situarci quotidianamente nel nostro mondo storico. Quindi, dovendo dire qualcosa di Hegel, diamogli ascolto e leggiamo il giornale. Da un paio di giorni in Italia la notizia, senza dubbio più dibattuta, riguarda il cosiddetto caso Riace. Riassumo brevemente l'articolo ANSA, che è l'agenzia ANSA, solitamente considerata più obiettiva tra le agenzie giornalistiche. Si tratta di una vicenda iniziata a fine anni 90, quando il sindaco di un piccolo paese della Calabria ionica, divenuto famoso dopo gli anni 70 per la scoperta dei bronzi, Riace, paese di una terra che è fra le più povere di Europa, dove la disoccupazione supera il 50%, che vede ogni anno la Calabria 15.000 calabresi emigrare per motivi economici, che vede una terribile forma di mafia come l''ndrangheta, con le varie cosche che si spartiscono paese per paese. Ebbe l'iniziativa non solo lui, non solo Mimmo Lucano, ma anche associazioni e altri, più che politici potremmo chiamarli volontari locali, di intervenire nel contesto delle migrazioni dall'Africa per fare di due tragedie, l'africana e la calabrese, qualcosa di positivo, di costruttivo. Cioè, da un lato agevolare l'integrazione dei disperati che vengono dall'Africa in cerca di sopravvivenza, e dall'altro, per consentire questa integrazione, creare posti di lavoro dei calabresi che si sarebbero impegnati in varie attività non solo d'accoglienza degli immigrati africani, ma anche di invenzione, letteralmente, di attività lavorative, come per esempio la raccolta di rifiuti differenziata porta a porta e senza impatto ambientale, perché veniva fatta con asinelli, oppure riabitare le case sfitte nel paese, abbandonate per l'immigrazione di cui vi dicevo prima, oppure ancora aprire piccole attività commerciali, artigianali, con l'artigianato prodotto in loco. Questo ha costituito un modello, ha portato l'ex sindaco di Riace ad una celebrità internazionale. Riviste importanti americane lo hanno considerato fra gli uomini più influenti addirittura al mondo. Uno dei principali registi della seconda metà del Novecento, Wim Wenders, tedesco, gli ha dedicato un film, e 48 ore fa circa un tribunale lo ha condannato a 13 anni di carcere.
illeciti amministrativi e comunque violazioni di varie leggi. La sentenza è di primo grado, in Italia vi sono tre gradi di giudizio, potrebbe essere ribaltata in appello. Noi ovviamente non siamo qui per fare il processo a nessuno e no, non possiamo né dobbiamo pronunciarci in merito, ma utilizziamo questo caso per introdurci alla filosofia del diritto di Hegel, testo uscito a Berlino nel 1821, tramite da un lato Hegel stesso, che ci dice non solo che la preghiera del mattino dell'uomo moderno è la lettura del giornale, ma più in generale, e ce lo dice nei lineamenti di filosofia del diritto, la filosofia è il proprio tempo appreso nel pensiero. Quindi noi, occupandoci della vicenda di Riace, per il solo fatto che ce ne occupiamo, facciamo Hegel, viviamo Hegel, introiettiamo Hegel, perché facciamo filosofia a partire da il nostro presente, dal nostro tempo, provando a pensarlo. Inoltre, questo caso di Riace ci consente quella che fin dai tempi di quella che si può considerare, che è stata considerata la più alta cultura dell'Occidente, cioè la cultura greca antica, fin dai tempi di Sofocle, il grande tragediografo, nella tragedia intitolata Antigone, risalente al 442 a.C., veniva espresso sotto forma di dilemma, di problema fra quello che in futuro verrà chiamato diritto naturale, cioè comportamento giusto, comportamento corretto per natura, perché ti viene naturale comportarti in quel modo, da un lato, e dall'altro diritto positivo, cioè convenzionale, cioè prodotto dalla legislazione umana degli uomini, costituita dalle leggi. E dove sta il dilemma? Dove sta il dramma? Antigone aveva seppellito, e di Antigone non a caso se ne occupa in varie opere Hegel, Antigone aveva seppellito il fratello disobbedendo ad una legge che aveva fatto quello che si può chiamare il signore della città, della polis, dove abitava questo personaggio mitologico, perché, diceva Antigone, gli dèi, ossia la natura, la morale naturale, non permettono che io lasci mio fratello insepolto. Quindi, anche se Creonte, il signore della città, la legge mi dice che non posso seppellire mio fratello, lo seppellisco lo stesso. E allora chi ha ragione? Ha ragione Antigone, perché
fa il bene anche laddove la legge gli impedisce di farlo, o ha ragione Creonte, per il quale se non si rispetta la legge, la convivenza civile è impossibile? Questa è una domanda analoga a quella che ci si pone oggi in Italia. Ha ragione l'ex sindaco di Riace e tutte le persone che sono state condannate con lui, nel aver cercato di fare il bene sia ai calabresi sia agli immigrati, pur contravvenendo alla normativa? Oppure hanno ragione i giudici che, a prescindere da ogni buona volontà di queste persone, le condannano severissimamente perché alla legge non si può contravvenire? Se questa è la domanda centrale di filosofia del diritto, rapporto morale-legge, rapporto individuo-Stato. Se questa è la domanda centrale della filosofia del diritto, proviamo a immaginare come Hegel avrebbe potuto rispondere a questa domanda e sarebbe potuto intervenire oggi sul caso Riace. Se volete, questa questione si può riassumere anche con due proverbi latini. Il primo suona: dura lex sed lex. Per quanto sia dura la legge, tuttavia è la legge e quindi va rispettata. Il secondo proverbio, i proverbi hanno la principale caratteristica di essere l'uno in contraddizione con l'altro, recita: summum ius summa ignura, cioè un rispetto letterale pedissequo del diritto, della legge, provoca la massima ingiustizia. Questo è il dilemma. Da che parte sta Hegel? Dalla parte della dura lex sed lex o dalla parte del summum ius summa ignura? Proviamo a pronunciarci in merito elencando in maniera oltremodo schematica i punti salienti della filosofia del diritto hegeliana. Primo punto: il diritto è formale, prescinde dall'intenzione morale. Che cosa significa? Che non si possono fare processi alle intenzioni. Tutto ciò che conta è il risultato. Quello che fai o che non fai, a prescindere dal perché lo fai. Quello che fai non può essere giustificato se non da se stesso. Per Kant, al contrario, tutto ciò che contava era l'intenzione, la buona intenzione. Se tu hai un'intenzione pura, anche se involontariamente fai del male, tuttavia non sei condannabile.
perché la tua intenzione era giusta. Secondo punto, il diritto è un insieme di regole che la società si dà per impedire la conflittualità delle volontà. Questo che cosa significa? Questo significa che dietro Hegel c'è Hobbes, il famoso homo homini lupus. Siccome la condizione di sbranarsi vicendevolmente è intrinseca all'uomo, allora l'unica alternativa è darsi delle regole allo scopo di evitare la distruzione reciproca. Terzo punto, lo abbiamo in parte già accennato implicitamente con il primo, critica della morale kantiana. Qui bisogna chiarirsi circa la differenza tra morale, etica e diritto. Prima di Hegel, naturalmente sto ipersemplificando questioni che andrebbero trattate con ben altra cura e attenzione. Prima di Hegel, morale ed etica erano sinonimi. Non solo morale ed etica erano sinonimi, ma anche di fatto morale, etica e diritto. Ce lo dimostra Kant. Ripassiamo i suoi due imperativi categorici. La massima della tua volontà deve poter diventare una legge universale. Per cui qui abbiamo l'individuo, la volontà individuale, che ha una massima, quindi un principio d'azione, la quale coincide niente meno che, o dovrebbe coincidere con niente meno che, la legge universale. Se volete, qui potete vederci anche la antichissima, potremmo dire addirittura primitiva, risalente almeno a Pitagora, coincidenza tra microcosmo e macrocosmo, che ha sostanziato di sé, per esempio, tutto il Rinascimento, anche la magia rinascimentale. Ossia, quello che è il bene per me non può non esserlo se non è anche allo stesso tempo il bene per tutti. E viceversa. Imperativo categorico che Kant formula anche in un altro celeberrimo modo. Agisci in maniera da trattare l'umanità nella tua come nell'altrui persona sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. Ora, Hegel, dopo averci detto che il diritto è formale perché prescinde dall'intenzione concreta, individuale, circoscritta, dopo averci detto questo, accusa di formalismo, quindi un conto è il diritto formale, un conto è il formalismo sterile, vuoto, Kant. Perché? Perché gli imperativi categorici di Kant
sarebbero privi di un contenuto intelligibile, identificabile, che Hegel chiama bene oggettivo. Kant si perde nella sua soggettività trascendentale, si perde in una astratta natura umana, diciamolo in termini che siano per tutti comprensibili. Come fai tu dinanzi ad un dilemma morale, per esempio quello di Antigone? Come fai tu a scegliere? In base a Kant, tu ogni volta, in quanto essere razionale, dovresti essere in grado di dire: quello che sto per fare può valere come una legge universale? Se sì, è giusto, devo farlo. Se no, non devo farlo. Obietta Hegel, ma chi è in grado di stabilire questo di volta in volta? Nessuno. O comunque, la cosa non può funzionare a livello collettivo. E allora ci vuole una identificazione più precisa, più rigorosa, di che cosa è il bene. Quindi il bene non può essere la moralità di Kant, che magari vale, ha un ruolo, però a livello individuale. Il bene deve essere qualcosa di pubblico, di oggettivo, di visibile, di istituzionalizzabile. Per Hegel lo spirito, cioè l'elaborazione culturale dell'uomo nel corso della storia, deve sempre oggettivarsi, oggettualizzarsi in istituzioni, come quella all'interno della quale siamo, la scuola. È un'istituzione concreta, ci stiamo dentro. Per Hegel la scuola è lo spirito, una delle forme dello spirito. Allo stesso modo, per Hegel l'etica non deve essere quella che a Kant derivava dal suo cristianesimo pietistico, riassumibile nella parola cuore. In cuor nostro sapremo di volta in volta cosa fare, perché automaticamente riusciremo a proiettarci dall'ambito individuale, personale, all'ambito collettivo e addirittura capace di coinvolgere tutta la specie umana. Soggettività trascendentale. Nessun cuore, dice Hegel, per avere un bene oggettivo. Si deve passare invece dalla morale all'etica, e l'oggettività, o se preferite intersoggettività dell'etica, deve portare allo Stato. Lo Stato è il diritto ed è l'unico ambito in cui è possibile il bene oggettivo. Al cuore dello Stato c'è la legge. Lo Stato è la legge. E la legge, come è scritto ancora nei nostri tribunali, è uguale per tutti, cioè vale per tutti, è qualcosa di massimamente universale, come voleva Kant per il suo principio categorico, però non è astratta, non è qualcosa che ti sta nel cuore, è qualcosa che sta fuori dal cuore, che non ha bisogno di un cuore. Sta, per esempio, in quell'opera contemporanea ad Hegel e per la quale Hegel stimava massimamente Napoleone, che era il Codice Civile, la prima raccolta borghese di leggi, o se volete moderna. Hegel infatti chiamava Napoleone lo spirito del proprio tempo a cavallo, cioè l'oggettivazione dell'idea.
Idea è la parola fondamentale per Hegel, con la quale intende qualcosa di molto diverso dalle idee di Platone che stavano nell'Iperuranio o di Cartesio che stavano nella testa. Per Hegel le idee sono la logica della storia, cioè sono i soggetti della storia, sono in questo caso le leggi. Le leggi le fa la storia, si fanno nella storia, hanno una loro oggettività, però non se ne stanno nell'Iperuranio, se ne stanno nella storia, né nella tua testa, ma se ne stanno in un ambito esterno, istituzionale, per esempio in una Costituzione o in un codice. E l'epoca di Hegel è anche l'epoca delle costituzioni. Gli stati moderni si fondano di pari passo con la redazione di costituzioni. Anche lo Stato italiano repubblicano nasce con una costituzione, si costituisce. Conseguenza, Hegel da un lato fornisce regole di comportamento universali, come voleva Kant, dall'altro le gradua, le rende più circostanziate, applicabili, comprensibili. E, come al solito, traducendo ogni realtà in storia, ogni realtà in processo, l'identificazione del quale si chiama idea, le idee non sono nient'altro che la identificazione di processi storici in divenire, il processo che porta allo stato e quindi alla realizzazione oggettiva dell'eticità, dell'etica, che supera la astrattezza soggettiva, potremmo addirittura dire idiosincratica della morale kantiana, il percorso che porta allo Stato e che per Hegel porterebbe allo Stato proprio antropologicamente, cioè nei millenni le cose sarebbero andate così, è il seguente. Prima abbiamo la famiglia, dove si pensa alla salvaguardia di un piccolo gruppo, poi avremmo la società civile, dove si pensa alla salvaguardia di più famiglie, però sempre interessi che guardano al privato e non al collettivo, e poi avremmo, in una sintesi data dalla tesi costituita dalla famiglia, dall'antitesi costituita dalla società civile, antitesi perché mette insieme più famiglie e quindi apparentemente sembra che vada contro la tutela della singola famiglia, che è lo Stato, il massimo dell'etica perché riesce a rendere oggettive, oggettuali, in sistemi normativi, di leggi, raccolte di leggi. I propositi etici, cioè i dettami comportamentali che nascono, che nascerebbero secondo Hegel nella notte dei tempi, in seno alla famiglia. Quindi lo Stato, e questo se volete è il quinto punto, da un lato si colloca cronologicamente alla fine dell'idea di eticità, cioè porta a maturazione il concetto di che cosa si può considerare etico, vale a dire bene, giusto, però logicamente, quindi non cronologicamente, lo Stato è presente fin dall'inizio. Per capire questa cosa, questa apparente contraddizione fra
posteriorità cronologica e anteriorità logica. Pensate a quella che in biologia, soprattutto nell'Ottocento, ma ancora oggi, si chiama ontogenesi. Che cos'è l'ontogenesi? È lo sviluppo dell'organismo, ogni organismo, ognuno di voi, per mezzo dell'informazione codificata nel suo patrimonio genetico. Cioè voi adesso siete cresciuti, quindi in qualche senso voi venite dopo quello che eravate da bambini, da piccoli. Ma in realtà voi, in un altro senso, quello per esempio genetico, quello collegato al patrimonio genetico, potremmo dire all'algoritmo del DNA, eravate già presenti da bambini. Perché siete una proiezione, siete un risultato di quegli elementi che sono presenti, operanti dal concepimento. Per cui logicamente eravate già lì. Ma se non abbiamo più quello che Hegel considerava il dualismo kantiano tra soggettività della morale e diritto positivo, che se ne stava in parallelo ed era tanto più giusto quanto più coincideva con l'afflato universalistico che avrebbe dovuto avere l'imperativo categorico, in Hegel stato ed etica coincidono. E si parla infatti di stato etico. Ora, lo stato etico di Hegel, e anzi la mancanza di senso di ogni discorso etico al di fuori dello Stato, perché finirebbe al di sotto del livello di oggettivazione ogni discorso etico per essere puro soggettivismo, se volete relativismo, lo stato etico hegeliano, dicevo, è ancora oggi come idea uno scandalo, perché almeno in termini generici ha vinto l'impostazione kantiana. Sia prima di Hegel, Kant, sia dopo Hegel, oggi i cosiddetti stati liberali, che poi sono quelli del cosiddetto Occidente, non ritengono che lo Stato debba essere etico, ma ritengono che la morale riguardi quello che Kant chiamerebbe il cuore, cioè la soggettività di ognuno di noi. E lo Stato debba essere una sorta di arbitro che usa il fischietto, interviene, punisce solo quando il comportamento individuale risulta ostativo, risulta pericoloso per il comportamento individuale degli altri, per la libertà degli altri. Si chiama il nostro stato di diritto, dove il diritto consiste appunto nell'esercizio massimo della tua libertà, purché questa non vada a ledere la libertà altrui. Per Hegel tutto questo non ha senso perché lo Stato non è nient'altro che l'incarnazione, e utilizzo questa parola cristiana, incarnazione. Il cristianesimo è la religione del concetto dell'incarnazione, perché potremmo anche tradurre tutto Hegel in termini cristiani. È lui stesso che esordisce con scrivendo una vita di Gesù, ce lo permette. Che cos'è il Dio cristiano se non l'idea di Hegel? Perché hai l'astratto che si fa concreto, hai l'immateriale che si fa carne, che si fa materia. Gesù è Dio
l'immateriale che si fa materia, uomo. È esattamente hegelismo, Hegel. Rivediamolo. Astrazione, immaterialità, la morale di Kant. Concretezza, lo stato di Hegel. E guardate, non sono io che interpreto. Hegel, cito dalla filosofia del diritto, chiama lo stato Dio reale, o anche lo stato per Hegel è l'incedere di Dio nel mondo. Ma chi è Dio? Dio è la storia umana. Dio è la storia umana nel senso che lo stato è il frutto, l'incarnazione di millenni di storia che hanno portato alle leggi che abbiamo oggi, le quali, avrebbe detto Leibniz, sono le migliori possibili. Viviamo nel migliore del mondo, dei mondi possibili, in che senso? Nel senso che non possiamo non vivere se non in questo, perché tutto ciò che esiste non può essere che frutto di storia, non può essere che tempo sintetizzato in una istituzione. Questo punto è molto importante, provo a dirlo in un altro modo. Quando tu rispetti una legge, per esempio dello Stato italiano, secondo Hegel non rispetti una convenzione arbitraria, ma rispetti la sintesi di tutta la storia precedente che è giunta qui passando attraverso le guerre, le epidemie, le invenzioni, le filosofie, le religioni, tutti i processi storici, ne è il succo. E non esistono, non possono esistere cose che non siano succo di processi storici. Per cui tutto ciò che esiste, per quanto ci interessa adesso, lo Stato, le leggi, è questo succo, è questa sintesi. E io sarei un presuntuoso sfacciato se dicessi no, questo non va bene, ci vorrebbe altro. Quest'altro, in quanto antistorico, in quanto extrastorico, sarebbe letteralmente insensato, un'idiozia. E infatti Hegel, altra frase, se volete questa è la sua più famosa, che si trova, guarda caso, nella filosofia del diritto, tutte le frasi famose di Hegel si trovano qui, in tutti i manuali si riassume Hegel con questa frase: il razionale è reale e il reale è razionale. Frase che ovviamente si può interpretare anche come una modernizzazione di Parmenide e che però spiega quello che vi dicevo prima. Cioè che io non posso non accettare ciò che mi consegna la storia perché la razionalità è la storia stessa. Mentre è irrazionale ritenere esistenti, operanti, dimensioni extrastoriche. Questo si chiama anche lo storicismo hegeliano. Ora, lo stato etico, qualcuno prima di Hegel lo aveva pensato, ed è Hobbes, di cui vi ho detto brevemente prima, e qualcuno dopo Hegel penserà allo stato etico, cioè che l'unica dimensione in cui ha senso interrogarci eticamente è quella statale. Ciò che fa lo Stato è giusto e comunque non ha senso chiedersi di una giustizia che sia al di fuori dello Stato. Questo
Questa idea, purtroppo, era quella prima di Gentile e poi del fascismo. Allora, Hegel è un pensatore fascista? Gentile è stato anche l'autore di riferimento del fascismo. Possiamo rispondere di no, perché Hegel non voleva uno Stato dispotico, in quanto il popolo si identificava con lo Stato e quindi il popolo non poteva essere sottomesso, ma si realizza mentre si realizza lo Stato. E in quanto lo Stato è il prodotto di un sistema millenario che quindi non può ricondursi all'arbitrio di una dittatura come la fascista. Pertanto, torniamo alla domanda di partenza. Come avrebbe reagito Hegel al caso Riace? Probabilmente sarebbe stato dalla parte dei giudici. Noi però abbiamo anche un altro modello che possiamo chiamare il modello francese, e anche questo è nato negli anni di Hegel. All'inizio Hegel era un difensore della rivoluzione francese e riguarda il terzo valore della rivoluzione, la fratellanza. Ora, pochi anni fa, giudici francesi, per un caso analogo a quello di Riace, hanno assolto l'imputato rifacendosi al concetto di fratellanza. Cioè, in Francia, se tu compi un reato, però lo fai ai fini della solidarietà, della fratellanza, insomma, di fare del bene, quello non è reato.